Auguri allora. Buonasera a tutti, vi aggiorno soprattutto sulla situazione Covid nel nostro paese. Ad oras, cioè a giorno 9, l'ultima comunicazione che mi è arrivata dalla prefettura, abbiamo 18 positivi, 3 persone ricoverate in ospedale, 2 diciamo che stanno, c'è un netto miglioramento, una persona è stata ricoverata invece sabato con delle complicanze maggiori. L'auspicio è che quanto prima possano tutti e tre ritornare nelle proprie famiglie. Quindi dicevo, abbiamo 8 persone in quarantena, 18 positivi, naturalmente abbiamo forse più di 10-15 cittadini che dopodomani finiscono la quarantena fiduciaria, quindi nelle 8 persone quelle le ho già tolte. Naturalmente a seguito dell'ordinanza che è stata emessa dal Presidente della Regione ci siamo resi tutti quanti conto che dobbiamo veramente stare attenti. Noi stamattina con il Comandante della Polizia Locale abbiamo fatto un vademecum della stessa ordinanza e l'abbiamo trasmessa a tutti i bar e pizzerie, perché come avete sicuramente letto non si può nemmeno sostare, cioè una persona in mezzo alla strada non può stare, solo e soltanto si può stare a un metro di distanza vicino alla farmacia, vicino ai negozi che di prima necessità, altrimenti non si deve fare stare in nessun posto del paese, non solo di Faggiano ma di tutta l'intera regione. Domani mattina chiudiamo anche il parco giochi, perché se no sabato e domenica diventa, no? Perché i bambini giustamente non è che riescono a capire che cosa significa la pandemia, quindi abbiamo ritenuto opportuno chiudere anche il parco giochi, ci mettiamo le transenne in modo che sabato e domenica, anche se sembra che il nuovo DPCM, qualcosa che farà il governo, forse i fine settimana diventeremo addirittura rossi. Io dico la mia, credo che forse è utile, se no non ce ne usciamo più da questa situazione. Bisogna continuare a mantenere le benedette mascherine e la distanza interpersonale. Naturalmente, altra cosa fondamentale, e ne parlo nel prossimo discorso, è la questione vaccinale. Non appena avremo i vaccini, perché il problema, abbiamo fatto una riunione avanti ieri nell'assemblea dei sindaci con l'ASL e con la Regione Puglia, tutta la macchina che riguarda l'ASL è tutta pronta. Non appena abbiamo un certo numero quantitativo di vaccini si può partire a fare vaccinazione di massa. Adesso si è provveduto a vaccinare tutti i sanitari, medici e infermieri, gli anziani over 80, il personale scolastico e le forze dell'ordine. Il personale scolastico già 14, il 15 dovrebbero essere tutti quanti vaccinati. Poi oggi mi sono sentito con i medici di famiglia che loro faranno le vaccinazioni alle persone più sensibili, le persone che non le hanno potute fare il giorno insieme a tutti quanti gli altri. Chi li farà nello studio del medico? Io ho dato la mia disponibilità della sala consigliare qualora volessero farle qua, oppure a tante persone devono andare a casa a farli. Per quanto riguarda invece la vaccinazione di massa, comunque noi come comune abbiamo mandato alla regione, abbiamo dato la disponibilità sia della sala consigliare che della palestra, perché riteniamo che invece di mandare in giro tante persone, se può venire un medico, qualche infermiere, credo che
si creerebbero meno assembramenti, anche se nella riunione è venuta fuori che oltre alla palestra Paralicciardi, altre grosse palestre nei sette spot che la Regione ha messo in campo, stanno vedendo se è possibile farli nel parcheggio coperto dell'Aushan, perché là ci sono 13 diciamo, vie, quindi 13 hot spot, chiamiamole come vogliamo, dove si può entrare con delle macchine, 13 macchine alla volta, addirittura si pensa che si possono fare in ogni macchina 3 persone, naturalmente parliamo di persone conviventi, quindi diciamo che la macchina vaccinale è prontissima, dobbiamo solo sperare che arrivino i vaccini. Adesso c'è stato questo problema con l'AstraZeneca, io domani lo vado a fare, sono un po' preoccupato, però lo vado a fare perché lo devo fare, no? Perché ci tengo a farlo. Quindi è un lotto che comunque è stato tolto dalla possibilità di poterlo essere iniettato. Quindi l'auspicio è quello di continuare a mantenere le mascherine, la distanza e che quanto prima arrivi questo benedetto vaccino, perché più presto facciamo la vaccinazione, credo, poi siamo nelle mani del Signore forse, è l'unico modo per potercene uscire da questo problema. Chiaro è che noi abbiamo messo in campo con la polizia locale, abbiamo persino fatto atto di indirizzo al comandante di intensificare i controlli, come avete sicuramente visto anche la domenica mattina ci sono i posti di blocco, c'è il controllo, perché purtroppo ancora c'è tanta gente che non ha capito che siamo noi stessi a curarci di noi stessi, voglio dire, non è che è brutto, perché quando uno viene privato di qualcosa, specialmente della libertà, non c'è cosa più brutta, però purtroppo è un momento che dobbiamo fare così, altrimenti non ce ne usciamo più. C'è stato un piccolo problemino, diciamo, con qualcuno che ha evidenziato il fatto dei, come posso dire, delle, quelli vengono chiamati, le vaccinazioni, non mi viene il termine, delle persone, i servizi essenziali, perché per servizi essenziali qualcuno pensa che sia tutto, invece sono proprio gestiti da una norma, c'è una norma che dice quali sono i servizi essenziali. Tra questi servizi essenziali, sembra che la polemica sia scattata proprio per questo, entrano persino gli operatori dell'Enel, chi lavora presso le cabine. Quindi quello è un servizio che qualcuno, ma quello è un servizio che se non lavorano quelli, cioè se non vengono vaccinati, se non lavorano quelli, cioè se si ferma la corrente significa andare in crisi ospedale, significa, quindi qualcuno in questi servizi essenziali voleva metterci di tutto e di più, invece c'è una norma che regolamenta questo. Quindi per concludere cerchiamo di fare il passaparola e evitare di stare in mezzo alla strada, perché ripeto, siamo noi stessi che dobbiamo aiutarci tra di noi, per evitare di portare a casa poi dai nonni e dai genitori, che storicamente sono persone anziane che soffrirebbero tantissimo questo maledetto virus. Con le panchine dove stanno gli anziani seduti senza mascherina, quello bisogna, anche proprio l'altra sera, di che le mascherine, no, ce l'abbiamo in tasca perché ci dà fastidio, cioè non è che lo fanno apposta, sono abituati oramai, dice no vabbè tanto stiamo all'aperto, ma quelle panchine o si mette, non lo so, qualcosa per non farli sedere, ma stanno seduti là uno addosso all'altro, proprio addossati a volte. Io stamattina ho parlato col comandante, ho detto comandante mi raccomando girate mattina, pomeriggio, sera, perché dobbiamo, cioè, se non diamo una nascosta, ripeto, quello che abbiamo fatto con i locali, perché il sabato e la domenica, diciamo, sono i locali, sono quelli che uno più frequentati, diciamo, anche se può sembrare come se noi stessimo facendo chissà che cosa contro di loro, ma purtroppo non è così, noi vogliamo il bene di tutti, però questo è un momento che dobbiamo tutti quanti stare attenti e cercare di fare dei sacrifici, giusto?
Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del verbale sedute precedenti del 29 dicembre. Ci sono problemi, Angela? No. Quindi votiamo? Unanimità? Immediata esecutività? Come sopra. Terzo punto all'ordine del giorno, localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari, atto di indirizzo. Per quanto riguarda, sicuramente avete seguito le scorie nucleari, c'è stata una mozione alla Regione, abbiamo già fatto un incontro alla provincia, nell'Assemblea dei Sindaci. Il CNAPI, che è la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, ha stabilito delle aree potenzialmente idonee per lo stoccaggio di queste scorie radioattive. Che cosa diceva questa Carta Nazionale dei Servizi delle Aree Potenzialmente Idonee? Che comunque quelle aree non dovevano essere, diciamo, non dovevano essere degli habitat particolari o delle zone dove nidificano degli uccelli particolari, piuttosto che una vegetazione particolare, la tipicità stessa dei luoghi. Questi erano dei motivi per cui ci si poteva dire al CNAPI: guarda che noi abbiamo questa particolarità, perché capite bene che ogni regione, ogni comune, ogni provincia, no? Quando sente scorie radioattive dice: no, dice, io non li voglio. Quindi ecco perché aree potenzialmente idonee, perché secondo il CNAPI possono essere idonee, però poi sta a chi le subisce quelle aree nel dire: guarda che, no? Come dicevo prima, siccome quelle aree che loro hanno stabilito come aree per le scorie radioattive sono proprio delle aree, proprio habitat dove nidificano degli uccelli, dove paesaggi particolari, abbiamo dei prodotti tipici, pertanto noi, la regione, la provincia e tutti i comuni che stiamo facendo questo atto di indirizzo, la nostra forza nel dire no sta in questo tipo di discorso che abbiamo messo in campo. D'accordissimo, anche perché ne abbiamo parlato in commissione, ma poi d'accordissimo, ne vale la salute di tutto. Facciamo tanto prevenzione per il Covid e poi ci mettiamo le scorie, ci ammaliamo di più di tumori. No, noi siamo d'accordissimo su questo. Naturalmente questo è un discorso fatto Puglia e Basilicata insieme abbiamo fatto. Ma poi al di là del discorso delle scorie, no? È quello che ci diciamo ogni volta, che il nostro territorio, il territorio di Taranto, ha già dato abbastanza per quanto riguarda termini di ambiente e di inquinamento, no? Quindi abbiamo già pagato la nostra parte. Pertanto veramente ci dobbiamo opporre fortemente contro questi nuovi soprusi che vengono perpetrati ai danni del nostro territorio, già aggravato da questo peso, da questa eredità che ci porteremo per chissà quanti anni. Votiamo. Favorevoli 11. Unanimità. Immediata esecutività 11. Sì. Quarto punto all'ordine del giorno, catasto incendi boschivi, aggiornamento del catasto stesso. Assessore Vergine. Sì, questa sera approviamo in maniera definitiva l'aggiornamento del catasto incendi per l'anno 2019 con la delibera di giunta del 15 dicembre 2020. Avevamo approvato quella provvisoria come ogni anno. Le aree in questi mesi non sono pervenute nessuna segnalazione, quindi l'unica segnalazione l'abbiamo fatta noi, perché non ci, rispetto alle particelle da loro indicate, ci risultava una particella che abbiamo provato in tutte le maniere e non ci risultava nel nostro territorio. Infatti, erroneamente l'hanno segnato per Fagiano, è una particella che corrisponde a partire da Rocca Forzata, è adiacente al nostro territorio, però di Rocca Forzata, quindi niente di nuovo.
Sì. Naturalmente lo faremo ogni anno, logicamente, con delibera di giunta a fine anno per l'anno precedente e poi approvazione definitiva in consiglio. La cosa fondamentale di questo è che comunque non è che qualcuno pensa, dice adesso brucio il bosco perché poi posso andare questo è l'intento della nota. Tanto è vero che gli stessi carabinieri forestali sono proprio ai comuni li tartassano perché vogliono che si vada in consiglio comunale, perché ci tengono giustamente perché è facile, no? Rovinare un territorio per facciamo case, cioè non è proprio così. Anche perché oggi la speculazione è all'ordine del giorno, cioè non è che stiamo a guardare l'ambiente, ciò che ci circonda. Oggi speculiamo e speculiamo. Una nota positiva che da quando sono diventati i carabinieri hanno assorbito il corpo forestale, proprio su questa tematica stanno rivolgendo una particolare attenzione. Infatti la legge è del 2000, però era da anni, si approvava solo in giunta, il catasto lo approvavamo ogni anno. Invece con i carabinieri lo vogliono proprio portare in consiglio e ci stanno parecchio dietro, fortunatamente. Allora, votiamo, favorevoli, 11. Immediata esecutività, come sopra. Adesso dobbiamo, il punto numero 7 è un errore, lo abbiamo già approvato nel Consiglio scorso, è stato un refuso, quindi non dobbiamo pensarlo proprio. Se siamo d'accordo, i punti 5, 6, 8, 9, 10, 11, l'assessore fa un unico discorso, poi parliamo su ogni punto e poi lo votiamo. Sei d'accordo, Angela? Sì, va bene. Vai, assessore Fragnelli. Allora, per quanto riguarda la TARI, il punto 5, la tassa sui rifiuti, cioè la presa d'atto del PEF 2020. Se vi ricordate, nel 2020, essendo l'anno in cui purtroppo si è verificata la pandemia, quasi tutti i comuni si sono avvalsi della facoltà di approvare il PEF 2020 con le stesse tariffe del 2019, riservandoci poi di approvare il PEF 2020 entro il 31/12. Così è stato, i nostri PEF sono stati inviati ad Agger entro il 31/12 perché poi li validasse previo invio ad Arera. Quest'anno la normativa è un po' cambiata, in preda a una nuova rivoluzione, ed è in corso una nuova variazione, si prevede che a luglio cambierà di nuovo la normativa. In tutta questa rivoluzione i consigli comunali sono stati privati da quella che era la loro autonomia in materia di aliquote, di tassa dei rifiuti, in quanto il potere adesso è passato in mano all'autority, che è Arera. Per intenderci, Arera è l'autorità garante per l'energia elettrica, per il gas e per l'acqua. Hanno pensato bene di inserirci anche il discorso rifiuti, che forse niente ci azzecca con gli altri servizi. Pertanto il comune non fa altro che predisporre in maniera molto sterile una lista di costi e inviarli ad Ager insieme a quelli del gestore. Ager dovrebbe validarli e inviarli ad Arera. Purtroppo, essendo la normativa un po' cambiata, perché si parla di tutela dell'utente, ma non credo che sia questo l'effetto che si sortirà, molti PEF o non sono stati validati o perché il tempo è poco, o comunque non aderiscono alla realtà che è. Quindi purtroppo i consigli comunali vengono privati da quella che era la loro prerogativa in materia di tassa dei rifiuti, e adesso l'attenzione, il fulcro insomma della materia passa in mano ad Ager. Il nostro PEF è stato validato a inizio gennaio, così come quello insomma con una unica determina di Ager, e la normativa impone ai comuni di prendere, ai consigli comunali di prenderne atto. Ed è quello che facciamo stasera, quindi prendiamo atto del PEF 2020. Per il 2021 ci sono tante novità che bollono in pentola, si parla di uno sganciamento della TARI dalla finestra del bilancio, quindi di portarlo a pieno regime a giugno, lontano dai bilanci, però si parla anche di normativa in evoluzione. Lo stesso direttore dell'Ager, dell'agenzia Puglia,
non comprende la norma e non è d'accordo con un po' con quello che è la ratio della norma, in quanto non, questa no, nuova normativa, velata dalla garanzia per i contribuenti, non riesce però ai comuni a far coprire tutti quelli che sono i costi del servizio. Pertanto, presumibilmente, questa nuova versione della tassa sarà presenterà delle criticità per i comuni che vedranno addossati di una buona fetta dei costi che non riusciranno a essere coperti. Però questa è soltanto una previsione, ci auguriamo che la norma potrà essere cambiata e migliorata, perché insomma è nuova. PEF 2020. Gli altri punti all'ordine del giorno sono le delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio 21-23. Si parla in questi giorni di un rinvio del bilancio di previsione, in quanto i comuni, in preda a questa pandemia e dai tanti nuovi adempimenti che gravano ogni anno sulla macchina amministrativa, si sta chiedendo un rinvio, uno slittamento del termine che al momento è fissato al 31 marzo. Le due delibere propedeutiche che portiamo all'ordine del giorno di stasera riguardano l'aliquota della compartecipazione comunale IRPEF, che rimane invariata, e quella delle aliquote IMU, che anche qui rimangono invariate. Per quanto riguarda l'IMU, volevo soltanto fare una piccola sottolineatura, un passaggio. L'anno scorso abbiamo approvato la nuova IMU, che vi ricorderete nel 2014 c'era la IUC, che comprendeva IMU, TASI, TARI. Nel 2020 hanno abolito la IUC, hanno lasciato solo la TARI, e la nuova IMU ha inglobato la TASI. Quindi ci hanno detto che la TASI sarebbe stata eliminata, ma in realtà l'IMU ha inglobato la TASI. Quindi ho sentito più di qualcuno che diceva che avevamo detto che l'IMU non sarebbe stata aumentata, però in realtà hanno trovato un'aliquota superiore, ma non è l'aliquota superiore, non è altro che la somma dell'IMU e della TASI. Faccio un esempio: se prima pagavamo per la seconda abitazione 90 a titolo di IMU e 10 a titolo di TASI, oggi avremo un unico bollettino col codice IMU per il totale della somma, pertanto 100. Non è una discrezione, non è stata una discrezionalità dell'ente, ma era una norma a livello nazionale. Anzi, vi dirò di più, c'era la possibilità per i comuni di aumentare nel margine di 0,6, cosa che noi comunque non abbiamo fatto. Abbiamo soltanto parificato l'IMU e la TASI in un'unica imposta, così come diceva la normativa. L'altro punto all'ordine del giorno riguarda i debiti fuori bilancio della Polizia Locale e degli Affari Generali che abbiamo visto in commissione. Per quanto riguarda i verbali del Fotored e la sentenza Massari-Daniele e la sentenza del depuratore, i Bizzarri. Allora, Sindaco, per quanto riguarda la TARI, noi abbiamo fatto una richiesta in data 22 febbraio come impegno sociale, dove chiedevamo di rimodulare il pagamento della TARI proprio per quelle persone che si trovano impossibilitati a pagare tutta la somma. Volevamo sapere se è stato, cioè in commissione, abbiamo fatto una commissione apposita dove è stato detto che abolire non si può perché è una partita di giro. Tanto esce, tanto deve entrare, però di dilazionare queste rate proprio per agevolare. È stato fatto qualcosa perché rimanemmo sì, che noi si vedeva. Rimanemmo d'accordo che tutti quei cittadini che stavano attraversando un momento particolare, sì, a richiesta loro, anziché le quattro rate se ne potevano fare sei. Non c'è nessun problema, questo sarà fatto tranquillamente. Come diciamo lo abbiamo già fatto tante altre volte anche adesso, è chiaro che tutti coloro che, visto la problematica che si sta attraversando, si
chiedono, no, di rateizzare anziché in 4 rate, in 6 rate non c'è nessun problema assolutamente. Sì, appunto, è bello dirlo in consiglio comunale, sì, in modo che la gente, già chi ci ascolta, sa che questo può avvenire, che a richiesta però può avvenire. No, perché altri ci sono state altre richieste ad altri comuni di bloccare la Tari 2021, poi nel 2022 comunque devi pagare 21 e 22, cioè io ritengo, lo abbiamo anche discusso in commissione, che questo significa, perché nel 2022 non sa che cosa succede, quindi è meglio, no, se si sta in difficoltà, poter rateizzare questa rata e non slittarla l'anno prossimo. Allora, invece, poi, per quanto riguarda la controversia col signor Bizzarro per il canale, anche qui in commissione io le rifaccio la domanda in modo che la cittadinanza sappia un pochettino perché tanti soldi, 23.000 euro, tanto che io le ho fatto la domanda in commissione, ma 23.000 euro ogni volta che piove? Perché altrimenti, scusate, ci conviene fare mai un canale, non so come. Mi è stato detto invece che il comune, mi è stato risposto che il comune di Faggiano ha acquistato quel fondo, pertanto il problema non sussiste più, cioè non si pagherà sempre al signor Bizzarro la cifra di 23.000 euro ogni volta che piove. Assolutamente no. Là, in poche parole, perché? Perché siamo arrivati ad essere condannati solo noi? Là ci sono stati negli anni, perché là sono 3 o 4 volte c'è stata questa tracimazione, causa del 2016, è la causa del 2016, perché noi abbiamo tergiversato, ci siamo difesi a spada tratta, perché noi dicevamo il depuratore non è del comune, cioè è del comune di Faggiano, ma è gestito dall'acquedotto, se c'è qualche problema non è colpa nostra. Come si è difeso l'acquedotto? Dicendo che quando piove forte, evidentemente nelle tubazioni delle acque reflue va a finire anche un po' di acqua piovana, dovuta evidentemente a vecchie abitazioni che hanno lo scolo delle acque all'interno, perché non possono, perché immaginate quelle abitazioni che hanno la stanza una avanti all'altra, fare la pendenza dall'ultima stanza fino a portarla in mezzo alla stanza significa costi, no, eccessivi per il cittadino. Evidentemente quello è il problema che è potuto accadere. L'acquedotto si è aggrappata, diciamo, a questo, il giudice gli ha dato ragione, però l'acquedotto adesso ha fatto i lavori per raddoppiare la condotta dell'acqua, quindi questo la dice anche lunga su quello che ha detto il giudice. Però siccome il nostro avvocato che ci ha difeso a fronte di una richiesta che era molto molto superiore a quelle, poi 15.000 euro sono i soldi che ha preso il signor Bizzarro, alla fine ci ha detto guardate che, no, meglio chiudere, pagare questa somma che andare avanti e non sappiamo che cosa può accadere. Vi è di più, poi nel fare la verrà poi il progetto per l'affinamento delle acque, quindi quell'area è diventata nostra, quindi non ci sarà più, ma anche se non dovesse diventare nostra, sarà nostra, comunque con raddoppio della tubazione, non ci potrà mai essere più la tracimazione dell'acqua. Quale area? L'area dove, vicino al depuratore. È proprio quella adiacente, guardando il depuratore sulla sinistra, dove c'era il famoso tendone oggetto della controversia che non c'è più ora. Comunque l'abbiamo acquistato definitivamente, siamo per perché fare l'atto notarile. È prevista una raccolta di acqua proprio che serve per l'affinamento, quindi abbiamo colto l'occasione per diventarne proprietari, in modo che, ripeto, ma già col raddoppio dei tubi non ci potrà più essere tracimazione di acqua. Ma anche il sinistro del signor Massari, no? Molto strano, perché il sinistro per un tombino, e il tombino è dell'acquedotto, però dice il comune deve la manutenzione. La controversia pure del 2016, che cosa là si trova proprio a confine tra Faggiano e San Giorgio. Noi dicevamo che era San Giorgio diceva che era Faggiano, perché capite bene che là non è che i confini, c'è una striscia che dice qua è mio e qua è tu, quindi abbiamo dovuto verificare tutte le particelle, i metri, cioè c'è stato un lavoraccio sotto. Purtroppo, Angela, come ho detto prima, certe volte i comuni non lo so che cosa succede, quindi ecco perché, no, nella causa
dall'altro punto l'avvocato ci ha detto: guardate che paghiamo le 15.000 euro, no? E chiudiamo la partita, perché non sa che cosa può succedere. Purtroppo è così. Sì, anche perché sono controversie lunghe che poi non sappiamo dove portano. Paghiamo solo avvocati e allora non ne vale manco la pena. Va bene. Altri? Possiamo andare alla passare alla votazione? Allora sì, per me non ci sono. Qualcuno c'è da aggiungere qualcosa? Piera? Va bene così? Il nostro voto non sarà favorevole. Facciamolo punto per punto. Sì. Allora, sulla Tari, presa d'atto del PEF 2020, favorevoli? Favorevoli 7? 8? Ah, scusami, mo. Contrari? Nessuno? Astenuti? 3. Immediata esecutività 8 3 con 3 e 3 astenuti, sì. Punto numero 6, sì, determinazione delle aliquote di compartecipazione tradizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Favorevoli 8, contrari 3, contrari 3. Immediata esecutività, favorevoli 8. Punto numero 8, approvazione aliquota IMU per l'anno 2021. Il 7 non è ritirato, è un errore. È un errore proprio. Favorevoli 8. Contrari 3. Immediata esecutività 8 favorevoli, 3 contrari. Punto numero 9, debiti fuori bilancio polizia locale. Favorevoli 7, contrari 4. Punto numero 9. Contrari 4. Immediata esecutività come sopra. Punto numero 10, riconoscimento debiti fuori bilancio ufficio affari generali. Favorevoli 7, contrari 4. Uguale, sì. Punto numero 11, riconoscimento debiti fuori bilancio, bizzarro. Favorevoli 7, contrari 4. Bene, io vi ringrazio e vi rinnovo ancora l'auspicio di tutto insieme di mettere in campo tutte quelle forze possibili per far sì che tutti quanti i nostri cittadini continuino a rispettare quello che è la norma vigente. Un saluto e grazie a Pasquale Ficocelli e a Teletrio, perché dà la possibilità ai cittadini che purtroppo non possono essere in presenza a seguire questo Consiglio Comunale e tante altre cose. Grazie Pasquale, grazie Teletrio a nome dell'intero Consiglio Comunale. Gruppo ci volevamo congratulare per la nuova nomina all'Unione dei Comuni, volevamo farlo anche, l'abbiamo fatto singolarmente, però lo volevamo fare appunto in questa sede, perché comunque è un orgoglio per noi averti lì.